Volevo farvi vedere le impostazioni con cui sto giocando il gioco, che poi tra l'altro sono le stesse con cui ho provato la demo. Se andiamo su grafica, ragazzi, come vedete, adesso non so se lo vedete, ok. Queste sono le impostazioni che ho messo. Avendo una RTX 2080 non mi sono permesso di fare di più perché ovviamente non so come ottimizzare il gioco, non so che cosa abbiano fatto, insomma, quindi non mi sono sbilanciato. Queste sono le impostazioni. Se volete sapere tutta la mia configurazione nel dettaglio, ovviamente la trovate qui sotto nelle informazioni del canale Twitch. Quindi questa, diciamo, queste sono le impostazioni che sto utilizzando attualmente. Allora, difficoltà, diciamo normale, dai, così ci godiamo la storia senza fare i pro. Tanto tempo fa, una ragazzina e la sua mamma andarono a raccogliere bacche per il padre che lavorava. Tuttavia, la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio e cespugli spogli. Determinata a trovare delle bacche, la piccola peste sfuggì al controllo della madre e sparì inghiottita dagli alberi. Le grida preoccupate della madre svanivano mentre la figlia avanzava tra rami e rampicanti fino al cuore della foresta. Avvertendo sguardi misteriosi, ricordò i mostri spaventosi delle favole e la sua gola diventò secca. Apparve allora il gran pipistro. La salutò con calore, mordendosi un'ala. «Vieni, bambina, placa la tua sete», le disse. Lei beve il suo sangue denso e scuro e sorrise con gioia. Mentre attraversava un cimitero, minacciose nuvole coprirono il cielo e l'aria si raggelò. La bambina tremò nei vestiti leggeri. Apparve allora l'oscuro tessitore che, schioccando le dita, confezionò un bell'abito fatto di nebbia. «Vieni, bambina, riscaldati», le disse. La piccola si vestì e sorrise con gioia. Navigò attraverso acque scure e nefaste, su una barca che sperava la portasse a casa. Ma la fame era implacabile e il suo animo avvilito. Apparve allora il pesce reale che le offrì una delle sue tante pinne. «Vieni, bambina, riempiti lo stomaco!» Lei mangiò e ancora una volta sorrise con gioia. Continuando a camminare, giunse nell'oscuro cuore della foresta. Apparve allora il destriero d'acciaio con uno splendido rocchetto d'oro. La creatura non disse nulla, ma la bimba si avvicinò e afferrò ciò che pensava fosse un altro dono. Il cavallo si infuriò e convocò gli altri mostri. Un vento selvaggio si alzò tra le bestie, terrorizzando a morte la fanciulla. All'improvviso apparve una strega, tenebrosa e regale. «Hai ricevuto dei doni, ma hai voluto di più», ringhiò. «Di più? Ora ci è dovuto». In un lampo venne imprigionata in uno specchio. Ecco, ora dorme. Perché una storia così inquietante? Ha soltanto 6 mesi. In libreria hanno detto che è tradizionale. Una favola del posto. Comunque, Rosa non mi sembra turbata. Perché non capisce ancora, grazie al cielo. Ci siamo trasferiti per proteggerla dal passato, ricordi? Ricordo benissimo. Dai, calma. Sei solo paranoico, Ethan. Non è. Lascia stare, scusami. Ma non sono paranoico, sono solo prudente. Allora, metti a letto tua figlia con prudenza. Preparo la cena. Tranquilla, Rose. Tua madre non vuole ricordare. E non la biasimo. Allora. Hai detto qualcosa? Niente, la metto a letto.
ho parlato. Le prime impressioni, lei è psicopatica. Questa è la prima impressione. Mamma mia, questa. No, la metto a letto, magari non nel ripostiglio, ragazzi, non mi sembra il posto più giusto. Ci dovrebbe... Che cos'è? Ci abbiamo messo una vita a scegliere questa marca. Ah, ok. Quindi questa è la figlia di Ethan. Va bene. Allora, mettiamola a letto. La bambina. Fa la brava. L'ho detto a mamma. Quella favola fa troppa paura. Sì, diciamo che una bambina di questa età non è che è veramente il massimo, però vabbè, sono scelte educative dei genitori. Ci siamo quasi. Ulla. Non Magari facciamo aspettare la mamma. sì, Non lo dentro so, la l'abbia culla. fa paura. Ecco, Culla. tesoro mio. Non preoccuparti. Sarò al piano di sotto. Ti proteggo io dai mostri di quella strana favola. Carina. Allora, vediamo in giro che cosa c'è. Nome Rosemary Winters, altezza, ok, esami effettuati, udito, la paziente è in buona salute, aggiuntivi riguardo la presenza, ok. Rose sta bene. Questo è il computer. Io e Mia abbiamo litigato di nuovo. Per caso ho fatto riferimento a quello che è successo 3 anni fa e lei mi ha urlato contro. Ragazzi, ve lo leggo tanto. Finalmente ci siamo stabiliti in Europa, possiamo iniziare una nuova vita e crescere Rose serenamente. Ma mi sento ancora come se una parte di me fosse intrappolata in quell'inferno in Louisiana. Insomma, non c'è bisogno che vi spieghi la trama di Resident Evil 7, quindi credo sia nota a tutti. Con quello che ho visto non è paranoia. Eh beh. Se gira. Ah, ok. Scusate ragazzi se mi perdo nei dettagli. Vorrei che il tempo si fermasse. Però è bello anche questo. Quindi... Beh, graficamente non è male, eh. Veramente bello. Almeno la casa, poi il resto non lo so. Vedremo andando avanti il bagno. Ah, lei chiaramente è sotto controllo, insomma, abbastanza ferreo, insomma, dai tempi dell'incidente, perché vabbè, non è che, insomma, una cosa simile, insomma, è stata abbastanza pesante. Bisogna pulire prima che Rosy inizi a camminare. Direi.
Scusate ragazzi, io raga, mi metto a esplorare ogni angolo perché mi piace così. Lo so che magari è dispersivo, però è bello. Ok, qui si torna in cucina. Tutto a posto? Sì, dorme come un bambino. Che buon odore. Che cos'è? Oh, tieni giù le mani. È ciorba de legume, una ricetta locale. Wow, ti stai integrando bene, vero? Anche il vino è di qui. Ma se continui a fare il musone tutta la sera, non credo che te lo darò. Devi smetterla di preoccuparti. È che ritrovarti in Louisiana. La gravidanza, Chris che ci manda qui, l'addestramento militare, è successo tutto in fretta. Beh, almeno ora siamo insieme. Tu, io, Rosa. Vedrai che adesso andrà tutto. Davvero? Ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? È passato tanto tempo ormai. Non riesco a capire perché tu sia così. Mia! Sta giù! Oh, Kaiser. Via! Oh, porca troia. Mia! Oddio! Tu chi sei? Chris! Ma che cazzo? Mi spiace, Ethan. No! Cosa? Perché? Forza, cammina! Via libera. Rose, che cazzo vuoi fare con mia figlia? Segna al sicuro, signore. Portatelo via. Toglile le mani di dosso! Ethan, no. Rose. Fuori di qui. Wow. Dottoressa. Salve, signor Winters. I risultati di sua figlia sono pronti e vorrei discuterne con lei. Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo, ci saremo. Era la dottoressa. Abbiamo un appuntamento. Ascolta. Sii positiva, ok? Ne abbiamo già parlato. Lo so. Ormai non parliamo più d'altro. Io te lo ripeto ancora una volta, non mi preoccupa Rosa. E quindi cosa ti preoccupa? Senti, Rosa starà bene, ne sono certo. Che cos'altro c'è? Penso a noi due! Penso a te! E non capisci? Mia, di che stai parlando? C'è qualcosa che non mi hai detto? Coraggio, parlami! Merda. Devo rispondere. Eh beh, il lavoro chiama. Ma che è successo? Era ora, capo. Qual è la situazione? La consegna è al sicuro? Di cosa stai parlando? Dov'è Chris Redfield? E Rose? Che passa? Questo è un canale.
Allora. Bene. Che diavolo è successo qui? Cioè, bene. Bene, ma non troppo. Quindi siamo stati rapiti. Adesso... Obiettivi della missione: eliminare il bersaglio, recuperare il corpo, portare via Rosemary e Ethan Winters, trasportare i due Winters al sito C per effettuare ulteriori indagini. Ok. Era solo questo? Ok. Quindi, sito C. Quelli sono morti inspiegabilmente. Non si è capito come. Scusate ragazzi se sentite voci, però purtroppo ormai il trash dentro sta casa ha raggiunto livelli clamorosi. Me so perso. Accovacciati. Forse devo passare qui sotto. Aia. Aie, è filo spinato. Che dolore. Chi è? Che bel sa. Dai giù. Oh oh oh, boh, calmi, calmi, sereni, sereni. Stai calmo. Per carità di Dio. Oh 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 oh. Buoni, 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 sereni. Chi è? Chi sei? Ma è qua. Vediamo che cosa c'è. Beh, utilissima una corda. Non vi voglio dire che cosa ci potremmo fare con quella corda. Pasticche, pasticche. Chi è? Uno scantinato. Poteva mancare lo scantinato? No, per carità. No, non è Resident Evil.
aglio, olio e peperoncino. Mamma mia che ansia. Interagisci. Leggiamo. Lo posso ruotare. Beh, molto carino. Molto caratteristico. Ma che cos'è? Ma chi sei? Mamma mia. Oh oh oh, buoni. State calmi. Lo apriamo l'armadio? Apriamolo. 3, 2, 1, F. Ma è solo un topo, ma che problema c'è? Cazzo, che è successo? Mamma mia, ragazzi, ho saltato. Porco due. Torniamo indietro? Torniamo indietro. Ma chi è che ha messo? Cos'è successo? Una trambata allucinante, ma che cavolo era? Cavalchiamo. Comunque anche ragazzi, i controlli sono molto intuitivi, ben fatti. Mi sta piacendo. Di solito faccio a cazzotti con queste cose, invece fino adesso mouse e tastiera top. Wow. Ma dove diavolo mi trovo? Wow. Cioè ragazzi, graficamente è wow, è bellissimo, cioè che bello. Guardate i dettagli, cioè qualcosa di spettacolare. Allora, ci sono due porte. In quale vogliamo andare? Andiamo in questa. No, non c'è nessuno. Ah, ecco, vedete? Questa era praticamente la foto, cioè l'immagine che stava sulla foto che abbiamo esaminato prima. Qua è successo un bel casino. Questa è una serratura da scassinare, ragazzi. Intanto ci sono esseri che portano via appunto i cadaveri. Sei. Fatti vedere. Non avere paura di me, fatti vedere. Allora, qui non possiamo entrare.
Allora, che ne so, diamo un'occhiata qui. Che cos'è questo simbolo? Boh, andiamo di qua, vediamo che c'è. Che cosa hanno fatto? Allora, vediamo dentro questa casetta che cosa c'è. Allora, questo mi piace. Ok. Questo mi fa piacere. Almeno ci abbiamo un coltello, così ci possiamo difendere con qualcosa. Sarebbe stata meglio una pistola, eh. Scappati via all'improvviso. Tanto Ethan, peggio della Louisiana non può essere, eh? E invece sì. Vediamo che c'è qua. Ok, soluzioni mediche, tab per l'inventario. Quindi diciamo che a livello di... almeno per l'impostazione dell'inventario ricorda, ragazzi, il 7, chiaramente. Quindi le dinamiche sono quelle. Merda! Ma chi è che... Ma io dico, ma... Non è educato chiudere le porte. Così chiudere le persone dentro le case. Ma... Dai, su. Ma che si fa così? Chiudete le persone in casa, eh. Allora, dall'ansia esce. Vediamo, vediamo. Già prevedo, ragazzi, che ci chiuderemo. Ci chiuderemo malissimo su questo gioco. È troppo, troppo figo. Ok, qui ci abbiamo guardato. Domanda, come usciamo? Ok. A domanda risposta. No, no, calmo. Da buono. Calmo. Chi sei? Chi ti manda? Nessuno. C'è stato un incidente sulla strada e... La troia. Che succede? No. Cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? Dimmi che hai un'arma! No, perché dovrei? Ho un coltello, fratello. Ti do il coltello. Ok. Prendilo! Chi è? Dimmi cosa c'è là fuori. Ehi! Vuoi ascoltarmi?
Ehi! Ma cosa... Un cadavere. Uno? Ce ne sono altri. Cristo santo. Cos'è successo a questo posto? Oh. Chi è? Chi? Ma chi? Oh. Buon i calmi, il sereno. Merda! Ma che cazzo era? Chi sei? No. Diciamo... Sto che devi stare calmo. Rimorte. Ma che cazzo? La salute. Allora, ci abbiamo già rimesso due dita. Per fortuna soltanto quelle e non altro. Allora, vediamo se possiamo trovare chi è. Ok, le tronchesi. Sicuramente ci servono per fare qualcosa, tipo rompere le catene, ragazzi. Rompere quelle catene. Ho tre colpi e li userò. Non esiterò a farlo. Quindi... vedete voi che cosa potete fare. Scaffali. Ok, perfetto. Capito? È tutto marcio. Stai? Lo stai, disgraziato.
vaffanculo. Chi c'è? Eh sì. Porco cane! Dai, dai, dai! Sopravvissuti. Beh, giustamente. Perché no? Tanto peggio di così un po' andà. Allora, ha detto casa di Luisa vicino ai campi. Aia. Cazzo. Fancuccolo. Crea, con che cavolo si creava? Aspettate un attimo. Così? No. Aia. Non finiscono mai. Ecco la fantasia. Mica è facile, raga. Baroni. No, non è. Oh, amica. Ah!
Ah, parola. Come cazzo non la faccio? Ma mica. Non ci credo. Merda. Ho capito. Sali. Merda. E dai. Aitan, porco cane. E carica. Barasco! Bene. È un cazzo. Bene. Un cannone se vuole per questi, oh. Aspetta. Allora è chiusa. Allora, vediamo in giro se possiamo raccattare qualcosa di utile prima di andare avanti. Ma non credo.
Nella vita e nella morte rendiamo gloria. Ehi, non puoi stare qui, è pericoloso. Ma che diavolo? Ehi, mi hai sentito? Sei tu il padre della bambina. Bambina? Aspetta, parli di Rose. Lei è qui. Rose, Rose, sì. È in grave pericolo. Da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? La campana del castello annuncia il pericolo. Arrivano! No, ferma! Dov'è Rose? Chi è madre Miranda? La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. Rose è qui. Ok. Questa era la parte che c'era anche nella demo, se non erro. Eh sì, è proprio questa. Allora, io ragazzi non so questo gioco come salvi, però facciamo una cosa, ci lasciamo qua, l'abbiamo cominciato e nulla ragazzi, ci vediamo alla prossima. A me già sta piacendo molto e magari lo porteremo anche la sera, vediamo un secondo se si presenterà occasione, insomma. E nulla, un saluto, ciao a tutti.